Anche Napoli, con le città di tutto il mondo, celebrerà il 6 aprile la Giornata Internazionale dello Sport come strumento di pace voluta dall'ONU, una manifestazione che parte dai valori sportivi per promuovere solidarietà, rispetto delle religioni e fratellanza. Si terrà sul lungomare di Via Partenope e sarà caratterizzata da un flash mob al quale aderiranno anche campioni olimpici. Ci saranno da indossare delle magliette che sono queste e a una certa ora, verso le 11:30, tutti sventoleranno un cartoncino bianco che è il simbolo della pace in tutto il mondo, il simbolo di questa giornata. L'evento precede la Gran Fondo di ciclismo in programma a Napoli dal 24 al 26 aprile. Il giorno di Pasquetta, con immagino la città piena di turisti, questa promozione dello sport sano, che anticipa quello che è un altro evento nella nostra città. Così come avviene per le città del nord, anche a Napoli abbiamo una Gran Fondo di ciclismo ed è una iniziativa seconda soltanto al Giro d'Italia, per cui Napoli si candida ad essere anche la città dei ciclisti. La giornata del 6 aprile coniuga i valori sportivi, quelli della solidarietà. Sarà organizzata una raccolta fondi per l'associazione Abio, che offre sostegno ai bambini durante il periodo di degenza in ospedale. All'interno delle strutture ospedaliere noi cerchiamo di rendere meno traumatico il ricovero, la degenza ospedaliera del bambino, e per fare questo abbiamo bisogno di fare degli percorsi, dei corsi di formazione ai volontari.